Si è svolto mercoledì 17 aprile 2024 il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze. 35 i punti all'ordine del giorno, di cui 11 specifici su viabilità e mobilità. In vista della grande par del Tour de France, in programma il prossimo 29 giugno, è stato definito un intervento di asfaltatura della strada statale 67 Tosco-Romagnola nei territori comunali di Pontassieve e Pelago. Per garantire la sicurezza dei ciclisti, come d'accordo di collaborazione relativo all'organizzazione della corsa, è stato definito un intervento di asfaltatura per un costo complessivo di 720.000 euro, di cui 600.000 messi a disposizione dalla Città Metropolitana di Firenze e gli altri 120.000 suddivisi equamente tra Comune di Pontassieve e Comune di Pelago. Proseguendo con gli altri punti all'ordine del giorno, approvata a maggioranza, Partito Democratico e Italia Viva, con l'astensione delle opposizioni Centrodestra per il Cambiamento e Territori Beni Comuni, la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative elevate ai sensi del codice della strada. Ok alla delibera sulla legittimità della spesa per i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della strada provinciale 107 di Legri e del Carlone. Voto favorevole anche all'accordo tra la Città Metropolitana di Firenze e il Comune di Lastrassigna per la realizzazione di vari marciapiedi e banchine. Nello specifico si tratta di interventi sulla strada provinciale 72 Vecchia Pisana Belfiore, allargamento della banchina e pavimentazione, e Ginestra Fiorentina, realizzazione del marciapiede, della SP12 Valdipesa Ginestra, realizzazione del marciapiede in via Chiantigiana, dall'intersezione con la SP72 fino alla rotonda della Fifirì, e della SP73 di Malmantile, nella omonima località, realizzazione del marciapiede. Sì, coi voti della maggioranza e l'astensione delle opposizioni al programma di interventi sulle strade provinciali della zona Empolese Valdelsa. Proseguendo sulle strade, votato favorevolmente da tutte le forze politiche in aula l'accordo tra la Metrocittà e il Comune di Borgo San Lorenzo per gli interventi di messa in sicurezza stradale della SP551 tra la rotatoria con via Caiani e l'intersezione in località Villa Martini Rabatta. Sì, unanime all'accordo tra la Città Metropolitana e il Comune di Montaione per il trasferimento della gestione di un tratto stradale della strada provinciale 26 delle Colline. Stesso risultato per l'accordo tra l'ente metropolitano e il Comune di Montelupo Fiorentino per il trasferimento della gestione di tratti stradali della SP73 di Malmantile e della strada di Bozzeto. Il Consiglio ha approvato anche altri atti, tra cui l'aggiornamento 2024 del piano d'azione per quanto concerne la rete stradale metropolitana e nello specifico gli assi stradali principali con flusso veicolare, sull'attuazione della direttiva relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Ok unanime pure all'accordo tra la Metrocittà, Rete Ferroviaria Italiana e Regione Toscana per la realizzazione di interventi di riparazione e o rinforzo di 5 ponti sulla strada regionale 302 Brisighellese-Ravennate nel comune di Marradi. Convergenza politica totale anche sul rinnovo del parco TPL per il cosiddetto lotto debole, Valdisieve, Valdarno, Mugello e Alto Mugello, con più di 2,8 milioni di euro stanziati grazie a risorse assegnate dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per l'acquisto di vari bus extraurbani elettrici.